Numerosi testimoni hanno assistito ieri, nel primo pomeriggio, a una lite scoppiata lungo la riva del canale San Domenico a Chioggia. Non se ne conoscono ancora le motivazioni, ma è certo che alcune persone, abituali frequentatrici delle fondamenta, si siano malmenate e un giovane è anche finito in acqua, probabilmente spinto da un altro. L'uomo è poi stato curato al pronto soccorso. Non si esclude che la rissa sia stata causata e fomentata da persone in stato di ebbrezza. Eventuali ulteriori dettagli in seguito nei blog di Chioggia Azzurra. Un fermo biologico per la pesca al branzino. Lo suggeriscono alcuni pescatori professionisti al tavolo azzurro della provincia di Venezia. Il progetto prevede l'imposizione dello stop forzato nel periodo della riproduzione delle spigole, ovvero da novembre a dicembre, più propriamente da novembre a febbraio. Sarebbe un'autoregolamentazione da parte del settore, che cerca di mettere un freno al danno praticato soprattutto dai pescatori sportivi, che decimano la specie ancora quando è giovane, poco pesante e redditizia, e non ancora riprodotta. Specie se si considera che un pesce di 500-600 grammi è più fecondo di un adulto, ovvero di 5-6 kg. In questo periodo purtroppo continua la mattanza del pesce sotto misura proprio perché non tutti si fermano. Partita difficile oggi dalle ore 14:30 per la Clodiense Chioggia Sottomarina, impegnata sul campo dell'Arzignano Valchiampo contro la terza in classifica nel campionato di Serie D Girone C. I ragazzi di De Mozzi, squalificato dopo essere stato espulso dall'arbitro domenica scorsa al Ballarin a seguito di un rigore non concesso, hanno l'amaro in bocca per aver perso 2 punti contro la Liventina, ma proveranno a rendere la vita difficile a una delle principali candidate per la promozione. Non è escluso il debutto di Marco Duravia, il centrocampista esterno acquistato dal Trento. La partita tra i Granata e l'Arzignano sarà arbitrata da Marco Bodini della sezione di Verona. Chioggia Azzurra seguirà in diretta l'incontro con aggiornamenti testuali in tempo reale sulla pagina Facebook Clodiense Fan Club. Dopo il rinvio dello scorso venerdì a causa del maltempo, si tengono regolarmente oggi, dalle ore 10 alle 18, i mercatini di Natale a Sant'Anna, organizzati dal locale comitato Tutti in Festa, che durante l'estate si occupa anche della sagra. Nel piazzale della chiesa, dedicata alla patrona della frazione, troveranno posto i banchetti dei creativi in movimento, l'area bimbi con giochi gonfiabili e i laboratori, svariate postazioni gastronomiche dolci e salate, l'esposizione di cani pastori bernesi e altre attrazioni. Alle ore 16:30 si esibirà il coro gospel J24, mentre alle 18 avrà luogo l'estrazione dei premi per la lotteria natalizia di beneficenza. Ciao amici, buongiorno e buona domenica a tutti. Dunque una giornata intermedia di attesa di una perturbazione che si sta affacciando nel bacino mediterraneo proveniente da ovest, che caratterizzerà il tempo dei prossimi 2 giorni. Quindi una giornata di attesa, come ho detto, che si sta aprendo con temperature veramente molto frizzanti, molto basse. Qui attualmente siamo intorno a 1,5 gradi sotto. In tutta la provincia di Venezia però le temperature hanno toccato anche -5, -6, dando luogo a estesissime gelate e a un tempo tipicamente invernale. Situazione che verrà ribaltata in maniera drastica nelle prossime 12-24 ore da questo aumento considerevole di temperature che sono sospinti da venti da sirocco molto forti di estrazione algerina, che precedono quindi anche il fronte perturbato. Una situazione piuttosto delicata per quelle zone che non sono poste sotto vento, quindi il Friuli Venezia Giulia, l'Alto Veneto e la Lombardia, che vedranno prima una leggera spolverata di neve anche in pianura durante il pomeriggio e la serata di oggi, per poi trasformarsi in pioggia molto velocemente nella mattinata di domani.
una cosa a tener conto anche una parte della nostra provincia, al famoso gelicidio, nel senso dove il cuscino di aria fredda rimarrà ancora attivo, la pioggia potrebbe ghiacciare il suolo dal suolo, dando luogo a ghiaccio abbastanza vitreo sulle strade. Ma ovviamente questa cosa sembra essere più favorita dalla Lombardia più che il Veneto. Stando alla nostra situazione, quindi vediamo una domenica sostanzialmente positiva nella mattinata con ampi spazi soleggiati, nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa da ovest e prime piogge verso la serata. Piogge che da noi non saranno per niente consistenti, in quanto per la prima fase della perturbazione siamo sotto vento. Saranno più consistenti nel tardo pomeriggio di domani e martedì, quando avremo il massimo della perturbazione in atto verso poi lo spostamento verso il nord-est. Dobbiamo aspettarci quindi forti venti di scirocco, avremo anche raffiche di 80-90 orari in alcune zone, anche se il fiume Giulia sembra la parte di battuta. Attenzione alle mareggiate nei litorali esposti, quindi la parte di Caole e di Jesolo, che sono molto più esposte rispetto a noi. Per ciò che concerne poi l'acqua alta, naturalmente domani mattina non avremo grossi problemi, perché siamo appena all'inizio della perturbazione, quindi toccheremo massimo 90 e 100 cm tra le 6 e 6 e un quarto. Un pochino più alta sarà martedì, quando andremo tra i 100 e i 115 su Venezia. Attualmente il dato di chioggia sembra essere leggermente più basso, visto che non avremo nessun tipo di spinta di vento da est. Quindi però qui ci aggiorniamo domani. Quindi, come vi ho detto, una situazione dinamica in peggioramento e di stampo naturalmente autunnale. Ci aggiorniamo domani, buona domenica a tutti.